Gli studi real life sono molto importanti per valutare il vero impatto, la vera efficacia e sicurezza delle terapie, appunto, in diverse patologie, anche nella sclerosi multipla. Durante l'edizione 35esima del congresso ECTRIMS in corso a Stoccolma, sono stati tra l'altro presentati diversi dati real life anche da un gruppo multicentrico, uno studio multicentrico italiano che ha coinvolto ben 17 centri e coordinato dal team del professor Patti. Abbiamo il piacere appunto di avere maggiori delucidazioni sullo studio e sull'importanza direttamente dal professore. Allora, professore, innanzitutto parliamo di efficacia a lungo termine. Di quale farmaco stiamo parlando e quali erano appunto gli endpoint a cui puntavate? Il farmaco è cladribina, lo studio si chiama Clarinet, è uno studio retrospettivo, non interventistico, osservazionale, esploratorio, che in realtà è stato possibile grazie all'attività del Registro Italiano Sclerosi Multipla. È stato possibile perché sin dalla fine degli anni 90 in realtà noi utilizziamo una cartella elettronica che si chiama IMED, dove inseriamo tutti i dati riguardanti i pazienti che vengono seguiti nei centri italiani che si occupano di sclerosi multipla. Nella fattispecie, in questo studio Clarinet, quindi abbiamo considerato solo quei pazienti che venivano trattati con cladribina, sono stati inclusi tutti quei soggetti che erano entrati a far parte degli studi Clarity, Clarity Extension, Onward e Oracle. E abbiamo avuto la possibilità di seguire questi pazienti per almeno 5 anni, perché lo studio è stato disegnato e sottoposto al comitato etico nel 2017. In realtà la compagnia Merck aveva interrotto lo sviluppo del farmaco nel 2011, quindi ci siamo posti in quest'arco temporale. Però Clarity partiva nel 2005, quindi ci sono pazienti addirittura che sono arrivati anche a quasi 12 anni, considerando quando hanno iniziato cladribina e quando poi hanno sospeso. Nella sua domanda iniziale c'era l'accenno al real life. In realtà questa è una real life perché ovviamente abbiamo avuto la possibilità di valutare cosa accade in un arco temporale medio-lungo in tutti quei pazienti che erano stati trattati con cladribina. Ecco, quanti pazienti alla fine sono stati interessati allo studio e in quale tipologia di sclerosi multipla? Allora, i pazienti nei 17 centri che hanno aderito agli studi registrativi erano 161. In realtà poi non tutti questi pazienti sono entrati a far parte dello studio perché alcuni centri non hanno aderito e abbiamo avuto la possibilità di raggiungere 120 pazienti. L'analisi dei risultati riguarda 88 pazienti e riguarda solamente quei pazienti che erano stati esposti ad almeno un corso completo di cladribina. I pazienti che sono stati trattati con cladribina, come ho detto prima negli studi con gli acronimi anglosassoni, sono affetti da sclerosi multipla in forma recidivante remittente o sindrome clinicamente isolata di malattia demenizzante, qualche piccola parte di pazienti anche in forma secondariamente progressiva. 10 di questi pazienti erano in forma secondariamente progressiva. Uno degli studi che ho citato prima, l'Onward, in realtà considerava pazienti che erano trattati con la combination, quindi con due farmaci, cladribina e interferone beta, ma i numeri sono veramente pochi e i risultati comunque che possiamo analizzare proprio perché si tratta di 88 pazienti, al momento sono i risultati dell'intero gruppo, proprio per evitare di parcellizzare e di dare informazioni in real life che sono molto importanti chiaramente per la comunità scientifica ma anche per la comunità neurologica, è meglio comunque darli come aggregati piuttosto che spacchettarli in tanti piccoli sottogruppi. Ecco, cosa ci dicono questi risultati? Allora, questi risultati è importante sottolineare che gli studi registrativi sono stati sviluppati nel periodo 2005-2011, quindi quando noi, come comunità scientifica non eravamo molto, come dire, ben conoscitori del concetto di switch, quindi di cambio di terapia. E quindi questo è un preambolo essenziale che va fatto perché
La prima cosa importante che sottolineiamo è che in un arco temporale, quindi di 5 anni dopo l'ultimo corso di cladribina, ben il 28% dei pazienti non ha assunto nessun tipo di terapia. I pazienti invece che sono stati messi in altre terapie o immunomodulanti o immunosoppressivi o anticorpi monoclonali, in realtà sono stati messi in questa terapia non perché i neurologi consideravano quei pazienti più gravi o meno gravi, ma solo perché a quel tempo, quindi stiamo parlando dell'inizio del 2011, non avevamo una piena consapevolezza di come cambiare o switchare i pazienti. E quindi caso per caso e centro per centro, cioè si sono sentiti assolutamente liberi i neurologi con i loro pazienti di fare quello che volevano, quindi di mettere in atto la strategia più adatta, più idonea per quel paziente in quel preciso momento, no? Penso alle donne per esempio che volevano un progetto di gravidanza, allora magari quelli sono stati messi in terapia con interferone oppure niente, no? Proprio perché a favorire questo 28% che poi non ha avuto bisogno di niente. E oltre a questo 28% va sottolineato che il 57% dei pazienti non ha mai avuto ricadute, quindi più della metà in un arco temporale, ripeto, che 5 più 2 sono 7 anni, e il 64% dei pazienti, quindi una percentuale anche lievemente più alta del 57%, non ha avuto progressione di disabilità, quindi che è un dato importante, cioè noi vediamo la malattia quando il paziente ha la disabilità, lo vedo il paziente che arriva nel mio studio medico, se cammina con appoggio, cammina senza appoggio, cammina male, e quindi 64% che in 7 anni non progredisce, è un risultato sicuramente che rassicura la comunità scientifica, rassicura i clinici, così come va sottolineato che questi numeri di efficacia, quindi a medio-lungo termine, sono stati anche corroborati da nessun warning per quanto riguarda la sicurezza. Quindi è vero che nei nostri pazienti abbiamo osservato la linfopenia, quindi la riduzione dei linfociti nel sangue, però questo è un meccanismo d'azione del farmaco. Il farmaco cladribina, quindi, che è autore di questi risultati, di fatto lavora riducendo i linfociti circolanti e li mantiene più bassi anche per largo tempo. Ed è importante anche sottolineare che quei linfociti che vengono uccisi con un meccanismo di apoptosi dalla cladribina, in realtà poi danno la possibilità che una nuova ripopolazione di linfociti venga fuori, quindi con una nuova carta d'identità, quindi probabilmente non in grado più di rispondere, quindi con i meccanismi di autoimmunità tipici della sclerosi multipla. Questo probabilmente è alla base del meccanismo d'azione del farmaco e di quello che abbiamo osservato anche nella real life. Professore, quindi l'importanza dello studio qual è? Questo è un farmaco che assolutamente ha dimostrato, quindi anche nella real life, che può agire a lungo termine, quindi è veramente avere in mente l'idea dell'induzione, cioè partire prima con un farmaco che possa essere più efficace e senza avere bisogno poi di utilizzare altri farmaci nel tempo, sia perché il farmaco è efficace, sia perché il farmaco è sicuro e poi perché dal punto di vista immunologico il farmaco probabilmente scrive un'altra storia nei nostri pazienti, quindi è veramente uno studio che va a favore della strategia dell'induzione e ancora una volta conferma il concetto che prima si agisce meglio è.